La pandemia e le sfide del cambiamento climatico ricollocano i nostri territori montani, le aree interne rurali del paese e dell'Europa in nuovi contesti e generano nuove opportunità per le comunità che li vivono e per coloro che vogliono trasferirsi, che vogliono spostarsi in quei contesti, avviare impresa, vivere, fare innovazione. E allora in questo quadro che noi guardiamo, anche grazie a progetti come Matilde e ad altre progettualità europee che stiamo costruendo come sistema degli enti territoriali, in questo quadro noi guardiamo le opportunità che ci derivano da queste nuove occasioni di incontro. E nell'incontro ci sta l'arricchimento reciproco delle comunità, di chi arriva e di chi è accolto. Non dobbiamo risvegliare le vecchie paure e le storiche contrapposizioni che molto spesso hanno animato anche i campanili e lo scontro fra municipalismi, fra sovranismi municipali ai quali non vogliamo appartenere. Dobbiamo essere capaci di guardare alle sfide del futuro e cogliere le opportunità di chi arriva anche da paesi altri, diversi da quelli dell'Unione Europea e chiede bisogni, servizi, esigenze e lavoro. In questo incontro sta l'arricchimento dei nostri territori, la rigenerazione di territori che hanno meno e che rischiano di essere frammentati, deboli, poveri, si arricchiscono appunto in un nuovo incontro con persone diverse che vogliono essere capaci di generare sviluppo, coesione, crescita e animazione. Ce lo ricorda il Pontefice nella Fratelli Tutti, che guarda dopo la Laudato Si, guarda a un nuovo percorso di vita che nasce dal locale per essere globale. Ed è questa, credo, la sfida più grande anche per la politica, per le istituzioni tutte, che devono uscire dai loro spazi, dai loro contesti e dalle loro mura, dai palazzi, per essere capaci di mescolarsi fra le comunità. E c'è in questo il grande futuro dei nostri territori.